1984, la rapina più celebre che l'ha vista protagonista, quella al Monte dei Pegni di Napoli. Sì. Lei e il suo gruppo riuscite a rubare 300 kg d'oro e 4.000 pegni per un valore di oltre 5 miliardi di lire nell'84, sì. Quindi una cifra immensa. Nel mezzo, diciamo così, della guerra tra Giuliano e Corleone avevamo sempre bisogno di soldi, perché poi ci dovevamo spostare, dovevamo prendere appartamenti, chi doveva prendere dei documenti falsi e andarsene fuori. E quindi dovevamo fare sempre dei lavori importanti. Era da tempo che avevo in mente di svaleggiare il Monte dei Pegni. Però era praticamente impossibile entrare a fare questa rapina. Non ci sanno migliaia di persone, polizia, roba, era impossibile. Per le fogne non potevamo attaccarlo, perché ci passavano solo i gatti e i liquami, erano piccolissime. Mi viene questa idea, pensare all'aereo che volteggiava su Napoli, l'aereo contro Ferlaino. Pensando all'aereo, senti, bisogna volare, qua bisogna volare per i tetti. E la preparazione fu lunghissima. Quanto tempo? 2 mesi e mezzo, ma molto, molto duri. Ci volevano almeno 12-13 persone per portare a termine questa situazione. Tutti professionisti, tant'è vero che chiamammo i nostri amici di Padova anche. Gli uomini di Maniero. Gli uomini di Maniero. Entrammo nell'archivio di Stato e dall'archivio di Stato per i tetti saltammo altri tetti che si potevano saltare. E ci rimaneva, insomma, uno spazio tra questo e l'altro tetto che dava sul tetto della banca, nel Monte dei Pegni. Ci fu un lavoro per costruire un ponte di alluminio anodizzato, leggero ma forte, per metterlo all'altro lato. Tutto questo a quanti metri avveniva? L'altezza faceva paura l'altezza. Io poi che soffro di vertigine non guardavo nemmeno giù. Una volta sul tetto abbiamo fatto una chiave falsa, che questa l'ha fatto Enzo, il romano, Crescenzo, con i suoi ferrei, perché quello era un mago proprio. E quindi siete entrati nel Monte dei Pegni sostanzialmente con un po' di ingegno e chiavi false? Sì. Dentro l'edificio cosa fate? E scendiamo giù, nei locali della banca. Siamo entrati per fare un sopralluogo. Dovevamo fare un sopralluogo per vedere come muoverci. Quella cassaforte e la camera blindata non solo erano chiuse con le chiavi, ma ci stavano anche i time lock. Che cosa sono i time lock? Sono gli orologi a tempo, l'apertura meccanica. E dovevamo aspettare alle 9 del mattino quando scattavano. Per essere più sicuri ancora, operammo di pomeriggio, perché di pomeriggio c'erano poche persone. Per fare questa operazione avete sequestrato persone? 30-40 persone che furono messe tutti uno dei voi nella camera blindata con un falso ordigno. Quindi li chiudeste nella camera blindata con un ordigno finto? Un manico di scopa che io tagliai, li accorpai, che sembrava della dinamite, con una lampadina, una lucettina che si accendeva e spegneva, e che era boom, non si muoveva più nessuno. E la sensazione, se la ricorda? Beh, una sensazione straordinaria, bellissima, una sensazione, un'adrenalina sale che poi si scarica quando uno va nell'azione. Prima è tutta adrenalina, perché noi abbiamo aspettato di notte fino a che si facesse l'orario per entrare in azione. Le manca a volte o le è mancata questa sensazione? Tanto, molto. Ah, tanto. Sì? Solo questo mi manca a me, perché praticamente in quel momento mi sentivo padrone della situazione, padrone di tutto mi sentivo. Poi un'altra cosa, io praticamente mi confrontavo con gli ingegneri, perché poi sono gli ingegneri e gli scienziati che fanno il camera blindata. Quindi la sfida anche intellettuale. La sfida pure alla tecnologia, diciamo. Era straordinaria, era bella, mi faceva sentire bene. Che ne avete fatto di tutta quella refurtiva? Dividevamo i gioielli, cioè i gioielli li vendevamo come oro. Smontavamo le pietre e le pietre poi le pesavamo e ognuno facevamo dei piccoli gruzzoletti così, facevamo a tocco, tu allora prendi questo, prendi quell'altro. Si sapeva chi andava meglio, chi andava peggio. Dopo la rapina al Monte dei Pegni, lei era l'indiziato numero uno ed era latitante. Dove si nascose? Mi nascondevo a casa di Enzo Barbiera, di Candurro Vincenzo. Io conosco una ragazza, no? Quando l'ho vista per le prime volte, insomma, che avevo 16 anni e mezzo. E questa ragazza
era, lavoravo per, nel negozio di parrucchiere di Enzo Barbiere. Praticamente qualche volta veniva anche a trovarmi, veniva a farmi i capelli, queste cose qua, così o lì. È nato un amore che, un amore importante, che dura tuttora. Da questo amore abbiamo avuto un figlio, che questo figlio oggi è una figlia.